Buonasera e benvenuti qui al Visir per questa inaugurazione della campagna elettorale del candidato di Mazara del Vallo per l'Assemblea regionale Pietro Marino. Devo dire che siete no tanti, direi tantissimi, e questo è un motivo di orgoglio ovviamente per il candidato mazzarese, ma direi che qui c'è uno squadrone stasera, perché presento subito il candidato, lo conoscete tutti, l'assessore uscente alle attività produttive Mimmo Turano. Che sarà ovviamente candidato all'ARS capolista e al Senato della Repubblica nel collegio plurinominale Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani. Accanto a me invece la presenza femminile dell'europarlamentare Annalisa Tardino, che con molto garbo, appena arrivata qui, mi ha detto: scusate per il ritardo, sto appena arrivando da Bruxelles, perché lei attualmente è un europarlamentare della Lega. Con noi c'è anche Francesco Foggia, una conoscenza direi da sottolineare, la forza dei fatti, infatti è il suo movimento cittadino, ma che ha aperto spiragli anche provinciali, e se non erro, carissima europarlamentare, Francesco Foggia le ha dato un grosso contributo nella sua vittoria per andare a Bruxelles. Questo può essere un bel segnale, devo dire, un bel segnale per Pietro Marino, che interpelleremo ovviamente fra un po', ma nel seguire una scaletta direi che il primo a prendere la parola sarà appunto l'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano. Perché? La prima è una domanda d'obbligo, assessore. Siamo entrati in piena campagna elettorale, mi auguro che i toni saranno moderati. Questo schieramento mi ha detto: i nostri toni saranno moderati, non scenderemo in bassezze, non faremo cortile, non faremo chiacchiericcio, vogliamo essere uniti e compatti, ma con molta eleganza vogliamo affrontare nel migliore dei modi questa campagna elettorale. Qual è il motivo? Il motivo è perché l'UDC, il suo da sempre partito, alla fine, prima di questo esordio in questa campagna elettorale delle regionali, si è spostato in un movimento prima l'Italia, la Lega. Allora, bando alle ciance, vogliamo fare questo chiarimento perché mi sembra molto importante. Grazie dottore, grazie a tutti voi. Io mi metto in piedi e giuro di essere breve nel mio intervento, però devo toccare dei punti molto importanti che abbiamo costruito nel... Mi sentite? No, ora? Vabbè, allora, dicevo che devo essere breve. Intanto vi ringrazio perché siete qua, io sono venuto in ritardo e vi devo chiedere scusa. Pietro mi diceva: Mimmo, bene, sicuro che facciamo un fiorone, si vede, va, insomma, vi volevo dire questo. Io ho cominciato un rapporto con Pietro e con i suoi amici 2 anni fa, dobbiamo essere chiari, altrimenti le cose cadono così nel dimenticatoio, e in questi 2 anni non posso che parlare bene, per la serietà, per la correttezza, perché ci siamo fatti, abbiamo attraversato assieme momenti molto complicati e difficili per arrivare ad un traguardo. E in questo io devo fare il mio, essendo serio, e lui deve fare il suo, essendo serio, perché questa lista, scrivetevillo, il deputato lo prende sicuro, e chi arriva secondo, poco fa il dottor Scaturro l'ha detto a chiare lettere, io sono candidato e io sono qua per arrivare primo io. Poi vedo qualche amico mio che avevo telefonato per buttare per mia, non ci telefono più, giusto Pietro, non vuol dire.
perché bisogna essere seri. Che cosa è successo? È successo che io sono democristiano. Lo dico qua davanti ad Annalisa Tardino, che quasi quasi mi guardava con gli occhi storti. Ma credimi, anche lei è democristiana come me. E tutti in Sicilia abbiamo fatto un'operazione. Quando l'UDC, perché avevo fatto un patto con Pietro, e il patto era: giochiamoci una partita per vedere di garantirci reciprocamente. Quando l'UDC non ha avuto più la forza di presentare la lista, io in quel momento ho fatto qualche telefonata, tra cui a lui, a Pietro, Antonio, mi sono confuso, sono stanco, piccio, non, qualcuno di voi può pensare che sono mezzo rimbambito, no, sono solo stanco, poi mi arrepiglio. E quando è successo questo, ci si è posti un problema di capire quale poteva essere il partito che difendeva di più il territorio, che difendeva di più la provincia di Trapani e che ci permetteva comunque di raggiungere l'obiettivo. E io il 16 di agosto, dopo aver fatto 4 telefonate, me ne sono andato a Roma. E non è che pensate che era una passeggiata per me, io ve lo dico col cuore in mano, ero pure spaventato, perché ci voleva un atto di coraggio. Ma questo atto di coraggio, se lo avessi fatto da solo, senza gli amici che mi seguivano, saremmo oggi tutti stati più poveri, perché forse non avremmo raggiunto l'obiettivo. Quindi dopo 2 anni e dopo un anno di intensa collaborazione, Pietro ha dimostrato di capire la politica, di essere all'altezza e di costruire un percorso che poteva e che speriamo diventi vincente se voi ci votate e lo votate. Che è successo? L'UDC non c'era più. Non c'era più l'area moderata in Italia, non in Sicilia. Tant'è vero che avete letto sui giornali che al gruppo dei centristi ci davano 13 deputati. Ora, io spero che chiamano tutti e 13, con 13 deputati, un caro governo, e manco governo fa quello che dicono it. E quando dovevamo decidere cosa fare, abbiamo avuto le porte aperte in un partito come la Lega, che non era il mio partito per vocazione, e neanche quello di Pietro, che ci ha fatto un ragionamento serio. Vedi Mimmo, mi è stato detto, nella tua provincia stanno facendo quello che vogliono. Per essere chiari, in provincia di Trapani ci sono 450.000 abitanti. 450.000 abitanti. E con 450.000 abitanti abbiamo diritto ad avere un deputato. Non ce lo regala nessuno. Nessuno. È la forza dei numeri, non dei fatti, Francesco. Bene, con 450.000 abitanti che ci hanno a tocco il deputato, e io parlo del mio schieramento, poi parlerò pure degli altri, qualcuno ha pensato che ci poteva mettere sua moglie. Qualche altro ha pensato che ci poteva andare, per esempio, nel PD, la signora Furlan. Quindi noi ci siamo trovati, io e Pietro, a dover scegliere in maniera coraggiosa. Se poi, quando avevamo bisogno, dovevamo telefonare a Milano per non avere nessuna risposta, o dovevamo telefonare in Trentino per avere risolto un problema che non risolveranno mai, perché questi neanche conoscono la provincia di Trapani. E dinanzi a questa decisione abbiamo detto: proviamoci Vito, mettiamoci la faccia. Qua ci permettono al Senato di poter rappresentare la provincia di Trapani, perché, per essere chiari, al Senato della Repubblica io sono numero 2, numero 1 davanti a me c'è Giulia Bongiorno, che è candidata nel collegio maggioritario di Roma Est. I sondaggi di oggi dicono che al 99,99% vince la battaglia. Quindi è come se non c'è. E quindi noi diventiamo numero 1. Quindi se noi sappiamo votare, quest'anno
a Mazara del Vallo e in provincia di Trapani raggiungiamo due obiettivi. Prendiamo il senatore, che significa contare a Roma per le scelte che riguardano il nostro territorio, e un sisuse nudo la mattina a Torino, in Trentino, a Milano, cupinzere di risolvere un problema della provincia di Trapani o di Mazara. Nudo. La mattina su Nisusemo Noaggio con pensiero di risolvere i nostri problemi non ce li risolve nessuno. E al contempo, se facciamo questa operazione e al Senato raggiungiamo questo obiettivo, io penso che in provincia di Trapani il seggio lo prendiamo sicuro. Lo prendiamo sicuro, il che significa concretamente, perché Pietro, io sono sempre leale e corretto, che io spero di arrivare primo, poi se lui mi batte, chapeau, un ciclio. Però che arriva secondo ci crio, eh? Che arriva secondo ci crio, e se io arrivo primo e lui arriva secondo, vuol dire che lui potrà rappresentare per i prossimi 5 anni a Palermo. Ma voi pensate che io mi cocio con Muglio? No, io l'ho messo in lista perché so la sua serietà, la sua correttezza e il suo grado di affidabilità. Non mi sarei convinto così. Stiamo attenti, qua c'è la possibilità di diventare deputato in un posto dove ce ne sono solo 5. Solo 5. E noi saremo 3 e 5. E allora su questo ho chiesto a lui e ai suoi amici di essere leale con me, come io oggi assumo l'impegno dinanzi a voi di essere leale con lui. Mimmo dice: noi siamo gente seria, gente corretta, gente che quando prende un impegno lo mantiene. E io me ne sono andato sereno a Roma di poter dare una risposta a Annalisa e sereno a Mazara del Vallo di poter prendere un impegno. La lista nostra, che si chiama Prima l'Italia, prenderà il deputato. Il secondo posto rappresenterà la provincia di Trapani e io, col vostro aiuto, spero di poter rappresentare la provincia di Trapani a Roma, spero con Annalisa. La faranno dimettere da Roma, rimarrà a Bruxelles, ve lo dico io che so tante cose. Un motivo in più per rappresentare pure la provincia di Agrigento, perché per il Senato, in provincia di Trapani, in provincia il senatore si elegge pure con i voti della provincia di Agrigento e pure con i voti della provincia di Palermo. Ecco perché sono arrivato in ritardo. Sono arrivato in ritardo perché oggi, prima di venire qua, mi sono fermato a Castelvetrano per fare una riunione, però prima di andare a Castelvetrano ero a Palermo per organizzare una grande riunione a Palermo per sostenere il Senato, perché l'impegno che ho assunto deve essere serio e mi devo fare la campagna elettorale in tutta la Sicilia e pure in provincia di Trapani, perché ho 2 obiettivi da raggiungere: l'elezione al Senato della Repubblica e l'elezione a Palermo. Poi se lì se Pietro arriva secondo, io sarei particolarmente contento. Quindi ve lo auguro, me lo auguro. Non passano tanti treni, non passano ogni giorno. Se io non ero al Senato, lui non poteva arrivare mai. Però lui con generosità mi ha detto: Mimmo, stai attento, che io ti ho stretto la mano. Mi fido di quello che dici e ti devi fidare di quello che dico. Io, anche se non ci sei, ci sono lo stesso, perché credo in un progetto. Dinanzi a una cosa di questa, tu hai il dovere di rispettare l'impegno e di essere leale. Quindi io sono contento della domanda che mi fa il dottore Scaturro, che dice: ma che sei venuto a fare? Sono venuto a fare campagna elettorale per il mio partito, per il Senato della Repubblica, per la lista della provincia di Trapani, per me e per Vito Marino. Qui c'ho un minuto, posso dirvi una cosa? Te lo dico, io con i miei figli mi confondo, e c'ho un figlio che si chiama Vito e mi confondo, quindi, ma mi confondo solo. Però siccome non si può sbagliare, nella scheda si scrive Marino, hai capito? Non potete sbagliare. È chiaro che è una campagna elettorale diversa, difficile, complicata, però gli abitanti della provincia di Trapani hanno un solo obiettivo:
quello di farsi rappresentare e di farsi rispettare. Quello di farsi rispettare. Non è possibile che in questa provincia ne levano chi che ne tocca. Sono stato chiaro? E per farci rispettare dobbiamo votare il partito che ci ha dato questa possibilità e la lista che alle regionali prende il seggio. Quindi io sono contento questa sera di farvi questo discorso, sono contento che voi sostenete Pietro e spero il 25 di poter festeggiare assieme a voi. Momma, festeggiare assieme a voi significa, dottor Scaturo, tu che sei sportivo, vincere 2-0, hai capito? 1-0 non mi interessa, 2-0. Stasera sono un po' incavolato. No, perché abbiamo perso un derby di Coppa Italia che non ci sta. Posso dirti una cosa? La sportività va ammessa. Posso dirti una cosa? Ma il 2-0 è Roma-Palermo, non è la partita, hai capito? Buonasera e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie Assessore Turano. Devo dire comunque, a parte la battuta calcistica che ci stava, visto che sono stato sollecitato un po' dal nostro Assessore, devo dire che bisognava fare questa chiarezza, puntualizzare quello che ha detto in maniera particolareggiata l'Assessore Turano, ma la coerenza c'è, questo lo voglio dire agli elettori, perché si rimane nel centrodestra e non ci sono ovviamente cambiamenti di rotta come hanno fatto in tanti. Volevo sensibilizzare appunto l'europarlamentare Annalisa Tardino, che è candidata anche alla Camera dei Deputati, lo avevo detto in apertura, per capire bene quali sono gli obiettivi in questo momento, non solo suoi personali, ma direi in campo europarlamentare, perché ogni giorno ti svegli e senti sempre questi rumors che riguardano questa maledetta, direi, guerra Ucraina-Russia, sanzioni, non sanzioni, prese di posizioni politiche. La vostra è stata netta fin dall'inizio, Salvini è stato chiaro. Allora, intanto io vi ringrazio per essere... Mi sentite? Sì. Ecco, ho una brutta voce perché per ora parliamo 12 ore al giorno e quindi scusate per questa voce. Almeno, no, 12 su 12. Allora... Intanto grazie per essere qua e a proposito di coerenza io devo svelare una cosa, devo dire che noi la coerenza l'abbiamo sempre avuta e quindi non c'è un problema né di coerenza né di missione, diciamo, di un elemento estraneo, perché se posso e se Francesco mi autorizza potrei dire che qui ci sta benissimo la canzone, no? Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Perché con Francesco, come ha detto il professor Scaturro prima, noi ci conosciamo da tempo, dalle europee. Io ho avuto il piacere di conoscere una persona splendida, innanzitutto una persona seria, un ragazzo serio, un ragazzo di tante qualità che ha anche i numeri e che non è facile oggi come oggi riuscire a conciliare entrambe le cose, che mi ha sostenuto per le europee. Io poi ho cercato in tutte le maniere di coinvolgerlo dentro il partito, perché per me era un obiettivo la buona politica, quella in cui credo, e Francesco Foggia mi rappresentava questo. Non ce l'abbiamo fatta, non ci abbiamo nemmeno moltissimo provato, nel senso che non ci siamo ostinati. E poi ad un certo punto, siccome il nostro rapporto di amicizia è rimasto e il mio percorso al Parlamento europeo era già avanti, nel nostro incontro ho detto: Francesco, ma io ti chiederei poi di darmi una mano per le politiche e per le europee, al di là di quello che succede a livello locale. E allora Francesco mi ha detto, già 2 anni fa: guarda Annalisa, io sono una persona, posso dirlo giusto, sono una persona onesta, sono una persona onesta e io per le regionali mi sono avvicinato al deputato regionale Mimmo Turano, quindi faremo squadra con lui e cercheremo di portare avanti una candidatura territoriale in questo progetto regionale. Per le politiche e per le europee io, siccome credo nel progetto di Matteo Salvini e con te ho un ottimo rapporto, noi ci saremo. Poi vedi, l'alchimia di Francesco Foggia ha fatto sì che questo si è trovato in una maniera meravigliosa.
cosa, no? E quindi può essere che ha orientato la visita di Mimmo Turano a Roma involontariamente, non lo so. Quindi per noi ecco, hai visto? Quindi non c'è nulla di estraneo, cioè, nulla diciamo di inaspettato. Noi siamo stati semplicemente contenti di poter chiudere un cerchio che sono certa ci porterà grandissimi risultati. Poi devo deludere l'assessore Turano perché io non mi dimetterò, perché voi state dando, qui c'è un pubblico folto, c'è tantissima gente che con il voto sostiene Pietro Marino, crede in Pietro Marino e certamente ci rimarrebbe malissimo se Pietro Marino venisse meno a quello che è il suo impegno, no? Dimettendosi. Per me è la stessa cosa, quindi io se scatta il seggio si rassegnano tutti, sono deputata alla Camera e rappresenterò la provincia di Agrigento insieme a Mimmo Turano al Senato in questo collegio, quindi faremo un lavoro bellissimo, Mimmo, perché io sono certo che scatterà il seggio di Agrigento e al Senato il plurinominale al Senato, e poi avremo anche il nostro deputato regionale, quindi sarà una squadra perfetta. Io credo che in questi 3 anni al Parlamento europeo, e oggi sono eurodeputata ancora in carica, arrivo direttamente da Bruxelles, noi abbiamo fatto un bel lavoro, ma soprattutto abbiamo dimostrato di essere coerenti. Ci siamo seduti nei banchi dell'opposizione e abbiamo fatto un'opposizione costruttiva. Lei mi ha fatto prima delle domande. Salvini è sempre stato da una certa parte, sì. Salvini ha sempre detto che è giusto, siamo in un'alleanza, a proposito di Russia, anche se è un argomento scottante, siamo un'alleanza internazionale ed è giusto che i patti si rispettano, siamo in un'alleanza europea ed è giusto che i patti si rispettano. Oggi però noi abbiamo votato a favore delle sanzioni alla Russia, e voglio solo fare una piccola parentesi perché mi voglio dedicare ad altro, ma chiediamoci se queste sanzioni alla Russia abbiano fatto male alla Russia o hanno fatto male a noi. Io credo che la gente ha preso coscienza del fatto, in maniera concreta purtroppo, che non hanno fatto bene ai cittadini italiani. Allora quello che dice Salvini è non una presa di posizione ideologica, ma un ragionamento ex post. Oggi dobbiamo capire queste sanzioni a chi hanno fatto male, e allora l'Europa deve pensarci e deve ripensarci. Chiusa parentesi, perché altrimenti poi mi dilungo troppo. Ecco, noi siamo qui, rappresentiamo il Senato, rappresentiamo la candidatura di Pietro Marino, che so sostenuto dal gruppo dei consiglieri comunali, sostenuto da Francesco Foggia, e mi parlano tutti benissimo di Pietro, so che sarai un rappresentante valido di questa comunità. Come Francesco, semplicemente meraviglioso. E allora io ti dico, Pietro, che noi porteremo avanti le istanze con la Lega Salvini Premier del territorio, partendo da quello che tu chiederai, da quello che voi chiederete, arrivando a Roma. Il programma della Lega è il programma del territorio, è il programma della gente. Al primo posto abbiamo, vedo tanta gente di tutte le fasce d'età, ma mi voglio rivolgere soprattutto a chi oggi è in pensione, a chi vuole andare in pensione. Programma fondamentale, non alla legge Fornero, ma quota 41, così come abbiamo già dimostrato in una brevissima esperienza di governo giallo-verde, dove abbiamo approvato la quota 40 e tantissime persone oggi ringraziano Matteo Salvini per essere andati in pensione grazie a quella normativa. Vogliamo che la nostra isola e la provincia, sia di Agrigento che la provincia di Trapani, oggi ho incontrato un imprenditore, venga valorizzata per il turismo e per le risorse proprio, e non venga ogni giorno menzionata in televisione per gli sbarchi clandestini. Matteo Salvini è stato ministro dell'interno e ha dimostrato che si possono bloccare gli sbarchi, si diminuiscono le morti a mare, semplicemente controllando il territorio.
Crediamo nella detassazione, diciamo, delle fasce più deboli. Avrete sentito parlare nel nostro programma di governo nazionale della cosiddetta flat tax. E allora qualcuno sui social ci dice vogliamo tutti guadagniamo in maniera diversa e poi paghiamo la stessa aliquota. Vi dico in maniera brevissima che non è così, perché chi ha una fascia di reddito bassa, anche media, 13.000 euro, non pagherà tasse e poi l'aliquota crescerà per un certo livello in poi, con una percentuale fissa al 15%, così come abbiamo già fatto per le partite IVA. Il nostro programma è un programma che parte dal territorio. L'altro giorno ho lanciato un comunicato, e poi vi lascio perché dobbiamo dare, diciamo, la parola a Pietro, sulla defiscalizzazione nell'assunzione della gente adulta. Ho incontrato tanti imprenditori in questi 20 giorni di campagna elettorale che mi dicono onorevole, c'è la possibilità di avere delle agevolazioni per assumere i ragazzi, quindi una fascia che va fino a 30 anni, non c'è nessuna agevolazione per assumere i quarantenni, i 45enni, che poi sono coloro che hanno perso in questi 2 anni di pandemia e di guerra il posto di lavoro. Noi vogliamo essere aiutati, perché quella è una fascia invece che non solo va aiutata perché è quella fascia che ha già una famiglia e si tratta di padri di famiglia che hanno perso il lavoro, ma anche perché rappresentano i lavoratori stabili, a differenza dei giovani che hanno la legittima velleità di andare fuori e fare altre esperienze. Bene, io ho rappresentato questa esigenza all'ex sottosegretario Durigon e nel nostro programma di governo. Allora, questi sono tanti esempi che potrei fare di quello che la Lega Salvini Premier vuole fare con a capo Matteo Salvini. Questa squadra sarà una squadra che sono certa porterà tanti risultati al nostro collegio, che ricomprende Agrigento, Caltanissetta, Trapani, alla provincia di Trapani, soprattutto perché riuscirà a lavorare in sintonia a Palermo e a Roma, e alla città, diciamo, di Marsala e credo, insomma, speriamo a tutta la nostra Sicilia. Io non mi dilungo più, un in bocca al lupo a Pietro e grazie per avermi ascoltato. Grazie onorevole Tardino. L'onorevole Turano ci ha dovuto lasciare perché le campagne elettorali sono come al solito molto fibrillanti, ci si sposta da una parte all'altra dell'intero territorio e dell'intera provincia, quindi si scusa anche con voi, ma è chiaro che noi adesso dobbiamo alzare i toni, nel senso che è andato via Turano per impegni, ma sono rimasti l'onorevole Tardino, Francesco Foggia e un giovane che fra un po' interpellerò, che è il coordinatore regionale, quindi della Sicilia, per i giovani della Lega, Giuseppe Miccichè. Perché dico questo? Siamo rimasti quelli che chiaramente continuano a credere in maniera marcata, in maniera schietta, a questa vittoria elettorale di Pietro Marino. Io non sbaglio il nome, io dico Pietro. Non sbaglio città, non dico Marsala, dico Mazara, è il nostro candidato di Mazara. E allora Francesco Foggia, che ha dato un grosso input alla vittoria all'onorevole Tardino, mi dicono che oltre a essere bravo, io lo ricordo come calciatore, era un discreto portiere, ma come tutti i portieri mezzo pazzo, perché dicono giustamente i calciofili che i portieri sono molto estrosi. Ha funzionato questo suo modo di fare perché adesso è diventato un grande organizzatore di eventi con la sua signora. Abbiamo visto quello che sono riusciti a fare in questo ultimo periodo nella nostra Mazara con la festa del pane e della pasta a Costiera e poi a Tre Fontane con questo altro evento semplicemente meraviglioso. È semplicemente meraviglioso, secondo te, Francesco Foggia, aver portato avanti la causa in queste elezioni, Pietro Marino? Ti cedo volentieri il microfono. Innanzitutto grazie e buonasera a tutti. È meraviglioso tutto e vi spiego subito il perché. In questi giorni molte persone si chiedono: Francesco Foggia, sei candidato? Perché giustamente mando le slide, mando le locandine. No. Francesco Foggia non è candidato,
siamo tutti noi che siamo candidati, siamo tutti noi candidati dietro queste brillanti figure come Pietro Marino, Mimmo Turano e Annalisa Tardino. Quindi ci vuole un impegno massimale per raggiungere un grande risultato, non fatto di palliativi, perché noi facciamo sul serio. Quando io chiamo il mio gruppo, do il mio nome che rappresento la forza dei fatti, un motivo c'è. C'è perché noi parliamo di fatti, parliamo di una politica del fare e non delle false promesse. Poco fa Franco citava gli eventi, per me gli eventi è una cosa naturale organizzarlo, ci sono 20 anni di esperienza, mi diverto con la mia gente, mi diverto col mondo del volontariato, con l'UNAC, con l'Associazione Ambiente Uniti, ma no, questa per me non è politica, la politica è ben altro, una politica territoriale rivolta al bisogno della gente. Una politica che sta vicino alle persone e ascolta le persone, una politica che risponde a telefono, come ha fatto Annalisa Tardino con me in questi anni, come ha fatto Mimmo Turano con me e come facciamo io e Pietro Marino, soprattutto nell'ultimo periodo, insieme a tutto il gruppo consigliare qui che rappresentano. Io parto dal presupposto che ci vuole a Mazara una politica seria, perché di scalcagnate ne abbiamo avuti in questi anni, di gente che sta cercando di distruggere il nostro territorio, ce ne abbiamo avuti, dei dilettanti, ecco. E Mazara non merita dei dilettanti. E guardate che Mazara è rappresentata all'Assemblea regionale, Mazara è rappresentata all'assessorato regionale, però questa città non va avanti. Non è più come quella quando io ho lasciato. Non è più la stessa città. E un motivo ci sarà. Un motivo è la classe dirigente che ci rappresenta. E parlo a livello regionale e me ne assumo le responsabilità. Perché non possiamo subire mortificazioni. Non può venire l'assessorato regionale Mimmo Turano a finanziare un evento che è la festa del pane e la pasta. Devono essere mazzaresi che devono finanziare questo evento, che finanziano invece Gibellino o Santa Ninfa. Tutto rispetto per il Gibellino e Santa Ninfa, ma un mazzarese che non fa niente per la propria città, che politica seria è? Di che cosa stiamo parlando? Poi magari pretendono e mi chiamano alle 3 di notte perché devono essere votati. No, io a questo gioco non ci sto, io sono per la meritocrazia. Annalisa in questi anni mi ha ascoltato e io voto alla Camera dei Deputati Annalisa Tardino. Mimmo Turano quest'anno mi ha sostenuto, io sostengo Mimmo Turano. Pietro Marino è stato in questo periodo al mio fianco anche con gli eventi e io sostengo Pietro Marino. Ma lo dobbiamo sostenere tutti ad uno e non ci possiamo limitare al nostro consenso, che sia chiaro, perché in città la guerra politica è partita. Anche denigratoria, qualcuno parla, siete della Lega, siete con Matteo Salvini, ma chiedo scusa, a prescindere Salvini, l'UDC o l'HD o il PD, Francesco Foggia è mai cambiato in base alle sue militanze? Io ho i miei valori, Salvini ha i suoi principi di vita, qual è il problema? L'importante è che facciamo una politica per il territorio, questa è la verità. Di conseguenza parto dal presupposto che magari inizia questa campagna denigratoria perché magari siamo forti, lo dobbiamo dimostrare, ma siamo forti. Se non faremmo paura a nessuno, sicuramente non ne parlerebbero. Se ne parlano, un motivo ci sarà. E io dico a queste persone che parlavano di candidarsi, che non sapevano fino all'ultimo secondo in quale lista andare, quale moralità potete fare a un gruppo del genere che è già da 2 anni che lavora sotto questo simbolo e sotto questa candidatura? Perché è vero che dice Mimmo Turano il 14 agosto abbiamo fatto una riunione, ma è pure vero che io 3 mesi e mezzo fa mi sono visto quando è stato a Palermo e abbiamo parlato di questa importante alleanza nel territorio. Questa è la politica chiara, trasparente, leggibile. Io non mi sono mai vergognato di avere un rapporto con Teresa Tardino. Altri che hanno fatto politica in questo partito si sono vergognati dopo aver preso un grande risultato sotto questo simbolo di Matteo Salvini. Quelli si devono vergognare, no io. Io ci ho messo la faccia sempre e comunque. La forza dei fatti in questa città ha dato tanto. Io ad oggi non ricopro le politiche, che sia chiaro. Però sono onorato stasera di essere qui presente in mezzo a un partito del genere. E sono orgoglioso che il sentimento comune, che è quello che ci avvolge, stasera si rappresenta qui al Visir con la vostra massiccia presenza. E questo è il merito di tutti, del gruppo consigliare, di Pietro, di Annalisa, di Francesco Foggia, di Turano. Vuol dire che in questi anni hanno seminato bene. Hanno seminato nell'interesse comunque di valorizzare questo territorio.
perché tutto possono dire di noi, ma di delinquenti qui non ne vedo seduti. Siamo qui tutte persone serie, tutta gente che lavora, con casellario giudiziario pulito. Altri si dovrebbero chiedere eventualmente qualche punto interrogativo con chi fanno le interviste. Noi qui non ci sono persone che sono state mai condannate. Qua persone condannate non ce ne sono. Qua c'è gente trasparente, leale e che ha le idee chiare, che è quello verso l'amore di questa città. E allora noi giorno 25 settembre dobbiamo volare. Dobbiamo volare in alto, ma dobbiamo volare in alto con Pietro Marino, con Turano e la Tardino. Ma per fare questo serve l'impegno. Serve l'impegno e scendere tutti in campagna elettorale. Ve l'ho detto, siamo tutti candidati. Dovete essere orgogliosi di avere a che fare con persone serie, perché se voi siete qui è perché noi vi reputiamo persone serie, che vi potete sedere con noi attorno a un tavolo. E avere a Mazara del Vallo oggi figure importanti come l'europarlamentare Annalisa Tardino, per me e per voi deve essere un vanto di orgoglio. Oggi come oggi le campagne elettorali si fanno solo via social. Si è perso quel dibattito, quei comizi in piazza, anche perché cosa hanno da raccontare, Pietro? Cosa hanno da raccontare? Dopo questa delusione degli ultimi anni, cosa devono dire? Cosa devono promettere? Noi invece possiamo fare tutti i comizi che vogliamo, perché abbiamo i fatti della nostra parte. Ora io vi dico, noi vogliamo continuare, perché da questa tornata regionale sicuramente si apriranno le porte per le prossime amministrative. Da questa tornata elettorale sicuramente si parlerà del futuro di Mazara del Vallo, ma da questa tornata elettorale dobbiamo tornare ad essere grandi, con Pietro Marino, Andrea Tardino e Mimmo Turano. Grazie. Grazie a Francesco Foggia. Prima di andare ad ascoltare il nostro candidato Pietro Marino, avevo fatto cenno alla presenza del responsabile, il coordinatore regionale della Sicilia dei giovani della Lega, Giuseppe Miccichè, perché quello che vedo stasera in questa grande folla è un aspetto variegato dei vari comparti lavorativi. Ti devo dire, Pietro, che ci sono vari rappresentanti e ci sono pure tanti giovani. Allora Giuseppe, ti cedo il microfono perché penso che vorrei lanciare dei messaggi saggi, dei messaggi chiari ai giovani presenti qui in sala, ma soprattutto a chi ci segue da casa. A te il microfono. Grazie per la possibilità prima di tutto e soprattutto per l'impegno, perché vedo impegno in questa sala. Vi faccio complimenti per l'organizzazione, perché non è scontato per quella che è la politica di oggi, la presenza dei cittadini. Questa è dimostrazione dei fatti, nel senso che quando un politico vive il territorio, infatti non ci sono novità, rappresentiamo un partito che è la Lega, che vince nei territori dove governa perché vive quei territori. Non si mette la casacca da deputato, da senatore, da consigliere comunale, sta all'interno dei palazzi. Gira la regione, gira i territori. Abbiamo l'esempio di Zaia, molto spesso analizziamo quel quasi 80%, quell'80% è frutto del territorio, di comune per comune, di provincia per provincia, non da consigliere ma da presidente della regione. Questo diciamo che in Sicilia non l'ho mai visto e soprattutto non lo vediamo. E questo quello che ripaga. E poi soprattutto la semplicità nel raccontare un messaggio politico. La semplicità che deve essere non un qualcosa di ricercato, un qualcosa di scontato, ma bensì arrivare ai cittadini. Mi trovavo qualche mese fa su Rai 2, alla trasmissione Rai Parlamento. Alla fine la conduttrice mi ha detto complimenti per la semplicità e per i messaggi diretti. Per me è scontato, perché quando i politici iniziano a utilizzare paroloni e a fare i giri stanno nascondendo qualcosa, oppure non stanno nascondendo nulla perché non hanno fatto nulla. Quindi di conseguenza quello che dovete apprezzare è l'impegno di queste persone che ci stanno mettendo la faccia. Abbiamo un tavolo importante, abbiamo Annalisa Tardino che è stata eletta nel 2019, ti ricordi Annalisa, in un contenitore, nella Lega, in un partito che dava altre persone avanti. L'impegno su una ragazza, su una persona giovanissima, ancora oggi lo è, ha vinto. Ci hanno dato per quarti, quinti, terzi, siamo arrivati primi. Quindi quando c'è l'impegno, quando si crede in un progetto,
Io ci tengo a sottolineare il rapporto che si è creato con una persona che il territorio lo vive e che soprattutto lo vive quotidianamente, con Francesco, che sta facendo un lavoro ottimo in provincia, e con Pietro, che ho avuto il piacere di conoscere e che non lo devo dire io, ma lo state spiegando espressamente voi, la persona che è. C'è una sala piena, ci sono stati interventi di livello, ho apprezzato l'intervento dell'onorevole Turano proprio per la semplicità. Ora, viviamo un territorio, io soprattutto capisco, dobbiamo essere sinceri, che non è facile oggi parlare di politica e parlare di giovani, perché viviamo un territorio che è la provincia di Trapani, che anzi io giro la Sicilia occidentale quotidianamente, dà la possibilità ai ragazzi di viverlo questo territorio, perché ci sono le imprese, perché c'è il turismo che funziona al 50% delle reali possibilità, perché c'è l'agricoltura che dà tanto ai ragazzi e perché ci sono tante imprese che hanno prima di tutto coraggio, perché oggi per fare impresa in Sicilia ci vuole coraggio, in provincia di Trapani ancora di più, per tanti motivi. Quindi questa provincia ha già le basi rispetto ad altre che magari devono partire da zero, ha un 50% di basi. Cosa manca? Manca la politica dei territori e manca soprattutto la politica che crede negli imprenditori e crede in chi ha voglia di fare impresa. Due cose sono fondamentali e fanno parte del programma del centrodestra e delle oltre 200 pagine di programma della Lega: le infrastrutture, perché oggi l'unica possibilità reale e concreta di mantenere i giovani in questa terra sono le infrastrutture. Con le infrastrutture, prima di tutto il ponte sullo stretto, poi arrivano le imprese, perché oggi non si può fare impresa se non ci stanno i collegamenti. Possiamo avere tutte le idee del mondo, ma senza collegamenti, senza un'autostrada, senza un collegamento che ci riporta non nel futuro ma nel presente, questo territorio non ha nessuna possibilità o il 50% delle possibilità, e ciò è scandaloso, perché abbiamo delle frazioni balneari, abbiamo una particolarità del territorio che non è per nulla scontato. Trovare un posto come Mazara del Vallo non è scontato, e in provincia di Trapani c'è Mazara del Vallo e ci sono altri 23, oggi 24 comuni che sono tutti di livello e che vivono, e che stanno anzi nel dimenticatoio della politica. Oggi siamo qui a rappresentare un progetto che porterà la provincia di Trapani al primo posto, perché la provincia di Trapani, i ragazzi che hanno il coraggio di stare in provincia di Trapani, meritano questo ed oltre. Quindi il mio messaggio è quello di crederci, credere soprattutto noi giovani, che io oggi giro tutti i territori e trovo dei ragazzi che o vanno via o non hanno interesse nella politica. Voglio arrivare a loro, e soprattutto ricordando una cosa che non è scontata ma è semplice: non è facile fare politica e non è facile farlo dai giovani. Noi qui rappresentiamo un messaggio. Salvini ha portato in Parlamento nel 2018 oltre 20 giovani del movimento giovanile. Ci sono i fatti e c'è soprattutto una cosa che è importante: l'impegno. Ci crediamo, quindi vi chiedo di sostenere le persone che stanno in questo tavolo e vi chiedo soprattutto di non perdere la speranza, perché è un peccato. Io ho 24 anni, vedere i miei coetanei, l'80% che vanno fuori, vedere le realtà che muoiono dove rimangono solo le persone che hanno avuto la possibilità di viverci. Quindi questo progetto deve partire dalla parola giovani, la Lega l'ha messo sempre al primo posto, perché fondamentalmente ci serve questo, un po' di speranza, è quello che è fondamentalmente uno dei slogan della Lega, credo. Noi crediamo nelle persone che stanno in questo tavolo e crediamo nel progetto della Lega, quindi forza, da domani portiamo avanti quello che è il nostro messaggio e portiamo avanti i contenuti. C'è in giro il volantino della Lega, non ci sta solo il simbolo, dietro ci stanno delle proposte, perché Matteo Salvini ha vinto, la Lega vince, perché quando governiamo, quando governano rispondono con i fatti, non con le percentuali, non con i paroloni, ma bensì con i fatti. Abbiamo detto una cosa, la facciamo e rispettiamo ciò che diciamo ai cittadini italiani, ai cittadini di Mazara del Vallo e ai cittadini della provincia di Trapani. Grazie. Ringraziamo Giuseppe Micichè per questo ottimo intervento, che penso e spero possa essere uno spiraglio per il futuro dei tanti giovani, ovviamente in termini positivi. Ma adesso mi tocca fare alcune considerazioni. La prima, caro Pietro, devi essere fiero di chi stasera è presente qui in questa sala, perché siamo andati avanti anche con l'orologio, ma sono rimasti qui tutti quelli che ti vogliono davvero bene e che non ti potranno mai tradire in questa campagna elettorale. La seconda considerazione, è vero, questo facsimile, penso che siano arrivati quelli già definitivi, quindi non si potrà più sbagliare, dove si va ad evidenziare l'onestà, la lealtà e la trasparenza di questo nostro
Pietro Marino, imprenditore mazzarese, nessuno penso che la possa mettere in discussione. Pietro è una persona onesta, leale e trasparente. E quando in un facsimile si sottolinea "datemi fiducia perché sono uno di voi", Pietro Marino è davvero uno di noi e non lo potete smentire da questo punto di vista. E Mazara, caro Pietro, c'ha questa grande occasione. A differenza delle altre campagne elettorali, che ho seguito anche giornalisticamente parlando, devo dire che questo appuntamento del 25 settembre è un po' diverso rispetto agli altri. Nell'aria si respira un qualcosa che possa portare a un grande successo. È inutile dire come la penso, ci ho messo la mia faccia, sono accanto a te, quindi penso di essere molto chiaro. Ma il successo in questa città potrà avvenire grazie anche a questa tua candidatura. Noi, mi sento ormai un mazzarese non più di adozione, ogni tanto mi dicono "ma lui è un palermitano", ma uno che sta da 35 anni in questa città e che la ama, può essere mai sempre considerato un palermitano? Mi sento un mazzarese e basta. E allora, questo successo devi cercare di coglierlo, e qui c'è gente che ti vuole davvero bene, perché a differenza, dicevo, delle altre campagne elettorali, sì, c'è molta competizione, però c'è la possibilità che Mazara possa essere rappresentata anche da più di un elemento. Ti cedo volentieri il microfono, caro Pietro, perché la gente aspetta anche un tuo discorso, un tuo appello in questa inaugurazione di campagna elettorale. Vogliamo accogliere ancora il candidato Marino, facciamo sentire gli applausi. Quando si scende in campo e si affronta una partita, gli applausi rappresentano il 12° uomo in campo. Voi stasera rappresentate il 12° uomo in campo di questa campagna elettorale. Grazie a tutti di vero cuore. Questo è sempre il minimo che possa fare ogni volta che facciamo una bellissima manifestazione. È da 25 anni che, caro Francesco, cara Annalisa, Franco e Giuseppe, Mimmo, che giustamente continua per la sua campagna elettorale, che facciamo queste grandi bellissime manifestazioni, e non ho mai avuto il dispiacere di invitarvi e non essere presenti. Quindi questo è il migliore augurio e la migliore soddisfazione che un candidato può avere essendo candidato da 25 anni, giusto Francesco? Ora andiamo alla discussione politica. Ci tengo a precisare e fare alcune premesse, caro Franco. La mia candidatura dove nasce? Nasce che 2 anni fa, come ha detto Mimmo, innanzitutto prima di arrivare a Mimmo all'UDC, io sono fiero di rappresentare ed essere capogruppo di un gruppo in Consiglio Comunale dove c'è Antonio Culicchia, che è il nostro leader, c'è Norrito, che oggi è vice capogruppo, c'è Enza Chirco e c'è Elenia Quinci. Siamo i 5 componenti che rappresentiamo il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo. Mazara del Vallo ha 24 consiglieri, come tutti sapete, ma noi siamo 4,5, perché Antonio ha lasciato il posto per dare la possibilità a Nicola, carissimo amico nostro, amico suo, di dividere la posta, chiamiamola posta, 2,5 ciascuno, per, come dire, amicizia, e far sì che il nostro gruppo si migliorasse ogni giorno di più. E quindi ne sono fiero. Un grande gesto che nessuno farebbe mai. Quindi Antonio, una persona meravigliosa e squisita. A volte non bisogna dire, ma sono i fatti che parlano. Quindi è inutile, se qualcuno vuole intervenire o vuol dire qualcosa sulla persona di Antonio o sul mio gruppo, ha veramente problemi a offenderci. Perché sull'onestà ce ne potranno essere uguali, ma meglio di noi non ce ne sono. Quindi di questo me ne vanto, sono fiero e sono orgoglioso. Dove nasce la candidatura? Antonio in primis va in televisione e sponsorizza la mia candidatura 2 anni fa. Se Pietro Marino si candida all'elezione regionale, sarò il primo sostenitore in campagna elettorale. Da lì, ci tengo a precisare, un'intervista di un mese dopo, Giorgio Magaddino, e lo voglio dire, il grande Giorgio, anche lui
ha preso la palla in balzo e ha detto che avrebbe seguito, se io avrei accettato la candidatura all'elezione regionale all'assemblea regionale all'ARS, anche lui sosteneva la mia candidatura. Da lì Antonio dice questa bellissima cosa in televisione, si aggiunge il grande leader Giorgio Magaddino a seguire tutto il gruppo consigliare. È chiaro che me la devo pensare, perché c'è un grande gruppo, una grande squadra. A sostegno di questo grande gruppo interviene il nostro leader Francesco Foggia, semplicemente meraviglioso, che è un pazzo scatenato e mi fa diventare matto, ma siamo entrambi due matti, ci siamo, ma due matti nel senso buono, perché abbiamo fatto, ne sono fiero, perché abbiamo fatto due grandi manifestazioni dove io non ho fatto niente, ho soltanto, come dire, dato l'aiuto, l'input a lui, a tutta Luna, a chi presente, perché giustamente Luna è l'associazione dove Francesco Foggia si appoggia per fare le bellissime e meravigliose manifestazioni insieme alla direttrice qui presente, che io mi sono pregiato con la mia squadra, che mi è stato sempre vicino, i miei collaboratori, non i miei dipendenti, i miei collaboratori, perché io sono il loro operaio, perché sono persone meravigliose che lavorando giorno e notte hanno fatto di tutto per accontentare l'UNAC, Francesco Foggia e tutta la squadra, e soprattutto Borgata Costiera prima e Tre Fontane dopo. Manifestazione, Annalisa, come tu hai visto, meravigliosa, perché portare a Borgata Costiera uno spettacolo, 40.000 persone che si sono divertite, ma anche io, Francesco, mi sono divertito. È chiaro che non è una cosa semplice, quindi questo ne fa, gli dà merito a Francesco Foggia, a tutta la sua organizzazione e a tutti gli amici dell'UNAC. Ripeto, voglio fare un ringraziamento e poi continuiamo con la politica, a Giorgio Magaddino, che oggi non è presente. Ci tengo a ringraziarlo di vero cuore, perché Giorgio, insieme a tutta la squadra, veramente mi sta sostenendo in campagna elettorale come non mai. Non ho parole, non ho come ringraziarlo, perché la sua forza insieme ai miei consiglieri comunali, Francesco Foggia, non è una cosa normale. Poi a seguire tutti, è chiaro che siete qui presenti, non è che ci sono solo loro, io ho parlato degli esponenti maggiori politicamente, ma poi amici, non ho come dire, siete sempre presenti, siete sempre, vi disturbo sempre e partecipate con grande piacere. Mi fa veramente onore e sono orgoglioso di voi. Da tutti, tutti. Ho avuto il piacere, anzitutto sapete i miei fratelli quando li voglio bene, perché c'è stato uno che addirittura, che io prendo i voti, cioè, perché si prendo pure la briga che sono diventati professori di matematica, a 7 fratelli per 7, per 8, per 4, 42, prende 1000 voti perché siamo fratelli. Evviva Dio! Siamo felici di essere 6 fratelli, siamo felici di essere uniti, siamo felici che insieme a tutti gli amici ci sostengono sempre. Non vi rodete, non vi preoccupate, fatevi la vostra campagna elettorale. Noi non ci interessa della vostra campagna elettorale, non vi guardiamo, non ci interessa. Angelo Mistretta, carissimo amico mio, è un immenso piacere vederti qui, perché tu sai la nostra storia politica. E quando mi hai scritto quel messaggio mi sono emozionato e ti ringrazio di vero cuore, perché sei una persona meravigliosa, meravigliosa. E ci tengo a precisare, noi, caro Francesco, come hai detto tu, a noi non interessa vedere cosa fanno gli altri, noi parliamo di noi. Noi non abbiamo nemici, noi abbiamo soltanto e semplicemente avversari, antagonisti politici. Non abbiamo niente con nessuno, noi, cioè, in continuazione, cara Annalisa, nella scelta che abbiamo fatto, ripeto, e andiamo all'atto politico, che Mimmo Turano, essendo noi componente dell'UDC, e quando ci ha chiamato il 15 agosto e non il 16, lui il 16 è andato a Roma, ma noi il 15 agosto che dovevamo festeggiare, a me, Antonio, ci ha chiamato e ci voleva parlare. Siamo andati ad Alcamo, e detto, c'era pure Francesco, a Castellammare, ma che cosa vorrà Mimmo? Cioè, lui sa che noi siamo persone per bene e quando stringiamo la mano per noi è un contratto e non cambiamo idea. Noi abbiamo dato fiducia piena
a Mimmo Turano, e qualsiasi cosa Mimmo Turano avesse fatto, noi è chiaro che non lo potevamo deludere. Però ciò nonostante, Mimmo, da persona corretta, ci ha chiamato e ci ha detto: vedete, caro amico Pietro, Francesco, Antonio, io ho paura che la promessa che avevo fatto 2 anni fa, che praticamente gli avrebbero garantito il posto sicuro, perché la legge nazionale purtroppo è questa e ce la dobbiamo inghiottire, anche se a noi non piace, attenzione, perché sono a liste bloccate, e quindi il titolare di un partito può decidere di mettere la fidanzata, l'amante, la cugina, dove vuole, come vuole, e noi votiamo e non votiamo, cioè chi veramente vogliamo, se sia capace o no del nostro territorio. E questa è una cosa che anche io non sopporto, però è così. Mimmo ci ha detto: vedete che l'UDC a livello nazionale non ci garantisce la nostra posizione, perché si sono presi loro, non avendo i consensi, le loro posizioni, fregandosi della Sicilia e del nostro territorio. L'unica parte politica che, grazie sempre a Francesco con Annalisa Tardino, che hanno un rapporto pure speciale, ma noi già lo sapevamo, perché Francesco è uno di quelli che attorno lo cervello, nel senso buono, giusto? Parliamoci chiaro, te l'abbiamo detto anche a Brigata Costiera. E è nato, per fortuna per noi, perché questo connubio, questo matrimonio con la Lega, grazie anche al vostro rapporto, a noi tipo, ci ha giovato tantissimo, e siamo fieri, così non ci dobbiamo nascondere politicamente, non so se è chiaro. Però Mimmo viene e ci dice il 15 agosto: Pietro, sei l'unica possibilità per mantenere l'impegno politico per il nostro territorio è quello di andare in Lega, con la Lega, e candidarci là. Cosa ne pensi e cosa ne pensate? Noi non abbiamo pensato niente, abbiamo dato subito l'ok: vai tranquillo Mimmo, perché noi siamo con te. È giusto che Mimmo questa promessa che aveva fatto la voleva mantenere. Con l'UDC non si poteva mantenere, anche perché c'era il rischio, cari amici tutti, che bisogna prendere 5% regionale, che il partito in quel momento rischiava. Quindi era una partita quasi mezza persa, cioè fare la campagna elettorale per arrivare al 4,8, 4,9, caro Mimmo, e praticamente non avere la possibilità di essere eletti. Perché fare le partite? Noi abbiamo fatto sempre le partite per natura. Francesco è portiere, ma io ho giocato a calcio insieme a lui, qualche gol gliel'ho fatto, con i miei fratelli. A giocare, noi giochiamo sempre per vincere, possiamo perdere difficilmente, però giochiamo per vincere, le partite a perdere non le facciamo. Quindi abbiamo detto a Mimmo che gli diamo la delega piena per andare alla Lega, e a noi ce ne frega poco. Mimmo non l'ha detto, e ora vi dico il vero motivo perché noi abbiamo detto anche a Mimmo che non abbiamo problemi, oltre perché abbiamo stretto una mano. Perché con l'UDC, se noi potevamo arrivare ad essere eletti, è chiaro che è un partito regionale, e che non avevamo l'aggancio col governo, con la comunità europea, per avere un finanziamento. Voi sapete, sì, abbiamo la regione, però il senatore non è con noi, il governo non è con noi, la comunità europea. Ogni volta una scusa che tutti i politici prendono. Essendo noi cinici, perché capiamo la politica, anche se è la prima volta che ci candidiamo a livello regionale, ma da 25 anni che facciamo il consigliere comunale, è chiaro che, conoscendo la politica, per noi la Lega è precisa, perché, cari cittadini tutti, innanzitutto se vengo eletto io ho la Lega, ho il PD, ho comunisti, ho fascisti, io sono sempre Pietro Marino. Non cambierà quella che è la mia idea e la mia politica. Quindi, come dire, conoscete la mia persona, non è che io divento chissà che cosa. Mi candido per difendere la mia città, Mazara del Vallo, che ne sono fiero, e tutta la provincia, il nostro territorio. Ma sono Pietro Marino. Mimmo Turano è l'unico senatore della provincia di Taranto che può essere eletto, e se non verrà eletto lui non ce ne saranno altri, ce ne saranno di Bolzano, di Pordenone, che della provincia di Taranto, noi anche lo conosco, non sa dov'è, spesso e volentieri la confondono con la Libia, con la Tunisia, e no, non è possibile questo. Quindi figuriamoci se a me interessa, a noi gruppo, se è Lega o non è Lega, cara Annalisa. Annalisa Tardino qui presente è delicata, è siciliana, e quindi è della nostra amata terra Sicilia, non è di Bolzano, e questa cosa per noi è un grande vanto. Quindi nella scelta che abbiamo fatto politicamente è che Mimmo Turano è al Senato per
mantenere la promessa. Il 5% regionale non abbiamo più problemi, perché dobbiamo essere chiari, cari cittadini, amici, noi ci prendiamo in giro. La Lega con noi fa un aggancio, perché anche loro non avranno il problema del 5%, perché in alcune province erano disarmate. Con noi abbiamo fatto un connubio politico non indifferente, siamo forti a livello regionale, Mimmo Turano è al Senato e mantiene la promessa con noi, con il gruppo. Noi dobbiamo arrivare secondi, almeno nella nostra lista, ma se arriviamo primi non è che Mimmo si offende. Non è che... Dobbiamo dire che dobbiamo arrivare secondi per fare contento a Mimmo Turano, non è che... ma noi non è che giochiamo sempre per vincere, non è che ci siamo dimenticati. Però per non far arrabbiare Mimmo diciamo che dobbiamo arrivare secondi, non c'è problema, perché Mimmo andrà al Senato e noi arrivando secondi io sarò giustamente deputato all'Assemblea regionale. Così facendo abbiamo il deputato nazionale, la nostra Annalisa Tardino, che rappresenterà il nostro territorio, abbiamo il senatore Mimmo Turano, sempre a Roma, che rappresenterà il nostro territorio, la nostra provincia, e l'eurodeputazione, perché se lei lascia ci sarà un altro a posto suo, che è chiaro ci deve garantire, e sarà anche siciliano. Quindi non avremo più scuse, io una volta eletto, no non si può fare perché non ho la politica, se io dirò a voi domani non si può fare perché non abbiamo la politica, è perché io sono un incapace. Questa è la realtà dei fatti. Io non voglio essere un incapace, io voglio essere un capace in politica. Mi voglio spendere e voglio dare risultati al mio territorio e alla mia città soprattutto. Quindi vi chiedo maggiore sforzo, perché ci sto mettendo la faccia insieme ai miei amici, ai miei collaboratori, a tutti voi amici, perché vi conosco uno per uno e vi ringrazio di vero cuore, perché d'estate venire qua ad ascoltare il sottoscritto e noi politici analisti, cioè che realmente... Un è offeso perché la luce che arriva da pagare è per 3 volte, il gas non ne parlare, insomma tutti siamo offesi, però bisogna andare a votare, bisogna che qualcuno ci possa, come dire, governare. Noi abbiamo scelto il sottoscritto insieme a tutto il gruppo e insieme, ripeto, al grande amicone Giorgio Magaddino, ripeto che Giorgio sta dando veramente una nona marcia in più, Giorgio è 5 marce, noi siamo la 6ª marcia. E quindi bisogna dare merito anche a lui, soprattutto a lui che ci sta veramente aiutando a questa grande battaglia, perché ci crede come ci crediamo noi. Quindi noi abbiamo scelto, cari amici, non Lega, non il partito, se sarò eletto sarà eletto Pietro Marino. Noi abbiamo scelto la Lega come veicolo per essere eletti e rappresentare e avere il rappresentante nazionale, sia Senato, sia Camera ed eurodeputato. E all'Assemblea regionale avere sempre un deputato che rappresenta il territorio. Abbiamo usato la Lega, stiamo usando la Lega, non mi vergogno a dirlo perché non ho problemi, come un veicolo, una nave politica che ci consentirà di fare politica, perché quando abbiamo già aderito alla Lega, vi posso assicurare, cosa che non avevo mai visto, Angelo, mi ha chiamato il segretario provinciale, il segretario regionale, cioè che ci sono delle direttive, delle regole che ti fanno fare politica per il territorio, che io non avevo mai visto, e devo fare complimenti a Annalisa Tardino e tutta l'indurace della Lega, che veramente tu chiami e ti rispondono al territorio. E io da 25 anni che faccio politica, Annalisa, non ho mai visto questa bellissima organizzazione che quando tu chiami per un problema regionale, nazionale, sono presente e ti danno le risposte dovute e ti danno l'indirizzo dove andare, cosa fare, come fare. Questo veramente ne sono fiero, e sono fiero di fare votare, e vi chiedo a tutti, all'elezione nazionale noi abbiamo Annalisa Tardino, abbiamo Mimmo Turano e il regionale Pietro Marino, e bisogna essere chiari, 3 schede vi daranno, 3 schede, dobbiamo lavorare in questo. 2 schede, quelle con le politiche nazionali, bisogna barrare solo la X a Salvini Lega, dando il voto così alla nostra Annalisa e a Mimmo Turano, nelle 2 schede, Camera e Senato. Quella regionale bisogna invece, prima l'Italia, Lega, mettere la X e scrivere a fianco Marino. Anche se scrivete Vito Marino, non succede niente, lo stesso voto non lo runa. Cioè, perché solo uno scende Marino, non succede niente. Quindi, caro Franco, non ho parole, perché Franco è un altro grande amico, è un grande promotore che ci sta accompagnando alla campagna elettorale. Franco,
e ti ringrazio di vero cuore per la stima e per il coraggio che tu ogni giorno mi dai, perché avere persone accanto vicino come te quando c'è bisogno, ci sono momenti a volte difficili, Franco mi chiama, mi dice insomma Pietro dobbiamo accendere il motore, dai consigli giusti, e la sua voce è meravigliosa, sembra cioè, un doppiatore, a confronto a lui è niente, e ti faccio i complimenti, ma mi dà la spinta giusta quando ci sono quei momenti, caro Mommo, che giustamente un politico ha bisogno, perché è da 3 mesi che facciamo campagna elettorale, non è da prolungamento, da 2 anni. Per fortuna si sta votando nazionale e regionale insieme, e avere a fianco anche a te, Franco, una persona così del tuo spessore, noi siamo felici di vero cuore. Infatti ti ho voluto ringraziare per ultimo, non perché sei l'ultimo, ma perché sei a fianco a me, sei una persona speciale. E ripeto, vi ringrazio tutti, uno per uno, per quello che avete fatto e che quello che dobbiamo fare e quello che dovete fare. Se ognuno di voi, caro Nino, se ognuno di noi mette un po' di impegno, e l'impegno non è chissà che cosa, è dire, perché a Mazzara ci sono 12 candidati, c'è la solita polemica, e quante candidate, 12 candidati, allora per fare così contente a qualcuno non mi candido io, perché da 25 anni che non mi candido, perché diamo spazio agli altri, ma gli altri l'abbiamo visto cosa hanno fatto. Dobbiamo ancora dare spazio agli altri o avere la possibilità di provare un imbecille che si chiama Pietro Marino? Provarlo. No, e io dico, mi dico che sono un imbecille. Cioè, datemi la possibilità di rappresentarvi. Vi chiedo semplicemente, per fare questo, dobbiamo arrivare secondi. Sì, bisogna avere maggiore impegno, perché se ognuno di voi vuole, senza molto impegno, ma impegnarsi un pochettino, è un consenso che può portare, possono diventare 10, 15, 20, addirittura 30, perché i candidati veri e propri a Mazzara saremo 3, 4, gli altri sono candidati così di servizio. Quindi nella scelta, se ognuno di voi fa un impegno maggiore, è chiaro che grazie a voi e grazie al vostro impegno diventerò deputato e sarò fiero di rappresentarvi, e vi ringrazierò anticipatamente. Spero e mi auguro di festeggiare il 26 con Annalisa Tardino, con Mimmo Turano, con Franco, con Francesco Foggia, che è più pazzo di me, ma una cosa ci tengo a precisarla prima che concludo, Annalisa, sappi che se io sarò eletto o farai le cose che noi ti chiediamo, o tu ogni giorno sarai costretto a cambiare telefono, perché noi, io e Francesco, siamo due matti, ma due matti assoluti per l'impegno della politica, non perché cose personali, per impegno della politica e dei nostri cittadini, perché ognuno di loro verranno da me a chiedermi cosa hai fatto per il nostro territorio. Quindi siamo una spina al tuo fianco, è quella di Mimmo. Mimmo già ci conosce. Mimmo a volte quando vede il nostro telefono dice mamma mia, questi due pazzi sono, però ci ha aiutato e ci ha fatto le cose che abbiamo avuto bisogno per il nostro territorio. Sì, poi per quanto riguarda noi, ringrazio tipo l'associazione Avvenimento Uniti che è stata sempre presente, e mi auguro a più presto, abbiamo fatto un grande progetto, l'abbiamo fatto approvare in consiglio comunale, e questo è un compito tuo che Francesco ti ha affidato, che è pronto affinché si possa fare questo bellissimo parco per loro, che già è pronto, e manca soltanto un patto inclusivo, un parco inclusivo dove bisogna semplicemente essere finanziato. Abbiamo tutto pronto, il consiglio comunale, abbiamo fatto con i colleghi comunali una guerra che nessuno voleva, perché si parla di disabilità, si parla di problematiche, ma realmente quando si deve affrontare il problema c'è l'amico vicino, il consigliere vicino che fa di tutto per non te lo fare, perché tu ti prendi i meriti tipo politici. Noi siamo diversi, noi lottiamo per il sociale, per l'inclusione, per tutto, ma ciò nonostante, siccome siamo cocciuti, l'abbiamo ottenuto, ce l'abbiamo fatto portare in consiglio comunale e approvare. Ora manca, giustamente, con il progetto approvato, la volontà vostra alla Comunità Europea per fare contenti loro, per questo bellissimo palco. Farà diventare la nostra città un parco inclusivo di tutta la Sicilia occidentale. Ripeto, questo è un compito tuo che affidiamo a te, con Francesco Foggia, con l'ingegnere Marino e con tutti loro che hanno veramente bisogno di questo progetto. Per il resto, cari amici, vi chiedo semplicemente maggiore impegno. Se volete che io possa diventare rappresentante, essere eletto nell'assemblea regionale ed essere un rompiscatole per le deputazioni che qui presente,
ripeto, giorno 25 votate, fate votare per le politiche la X a Salvini, premier tipo Lega, e non vi scandalizzate quando qualcuno vi dice sì, la Lega, ma la Lega, chi dice così è perché non ci vuole votare. Perché lo stesso vi dico, quando ero con l'UDC, ma con l'UDC, con l'UDC, con l'UDC, e basta questa musica. Cioè, noi abbiamo spiegato cosa vogliamo fare e perché siamo con la Lega. Se volete che io vi possa rappresentare, non guardate che state votando Pietro Marino, Annalisa Tardino e Mimmo Turano. Quindi date maggiore sforzo e maggiore volontà, perché se lo volete voi, noi ci diventiamo, io ci divento, perché ricordo sempre a tutti, tutti mi dicono tu sei una potenza, Francesco è una potenza, no. E io ti dico, caro Nino, noi non siamo una potenza, noi quando andiamo a votare, ci tengo a precisarlo, Pietro Marino è un voto, Francesco Foggia è un voto, siamo esplosivi, siamo che vogliamo coinvolgere, ma grazie a voi, grazie al vostro sostegno sempre. Quindi vi ripeto, aiutateci, aiutatemi, che noi manteniamo le promesse che vi stiamo facendo, essere presente per il nostro territorio. Grazie a tutti di vero cuore. Grazie Pietro, e grazie soprattutto a chi, vista l'ora, si è intrattenuto. Inizia il passaparola da domani. Ade Maiora, buonasera a tutti, andiamo avanti con questa campagna elettorale.